la sicurezza, il dato della sicurezza è la percezione. Sicurezza e libertà è un titolo che oscilla tra la testimonianza e la provocazione. È il libro che Marco Minniti ha presentato al Salone Nobile di Palazzo Gradari a Pesaro e scritto mettendo ordine agli appunti, ai ricordi e alle esperienze maturate in 20 anni trascorsi ai vertici dei sistemi di intelligence dell'Italia. Il libro presentato non è autobiografico, anche se non mancano riferimenti alla sua prima vita, quella da segretario del Partito Comunista Italiano in terra di 'Ndrangheta, così come non mancano richiami alle difficili esperienze che hanno accompagnato a seguito la prima volta di un comunista a Palazzo Chigi con l'elezione a premier di Massimo D'Alema. Un volume di 221 pagine diviso in 12 capitoli e una postfazione in cui è racchiusa una testimonianza di quanti e quali rischi corra oggi la nostra democrazia per colpa di una sinistra che avrebbe sottovalutato le paure e le incertezze di parecchi strati sociali, lasciandoli preda alle sirene nazionalpopuliste. E i nazionalpopulisti, scrive Minniti, fanno finta di ascoltare, quando invece il loro obiettivo è di tenere incatenata la gente alle proprie paure. Da qui lo sforzo per dimostrare appunto che costruire sicurezza significa garantire libertà. E di quanta sicurezza è stata costruita in questi anni, il libro lo ripercorre, evidenziando quanto fatto in Libia e quanto realizzato in Italia. Una risposta complessa che mai come ora necessita di essere spiegata e raccontata con uno sguardo ai temi più caldi dell'attualità. La sicurezza è diventata e sarà sempre di più un elemento molto importante nella costruzione del consenso nel rapporto con i cittadini. E naturalmente è importante che la sicurezza venga garantita e sia considerata quello che è, cioè un bene comune, qualcosa di importante che riguarda tutti, e appunto perché qualcosa di importante che riguarda tutti bisogna e tenere insieme due dati che sono del tutto decisivi. È necessario garantire la sicurezza senza nemmeno per un attimo rinunciare al principio di libertà. E chi dice io ti do più sicurezza e tu rinunci alla tua libertà è un cattivo maestro, è qualcuno che sta portando l'Italia fuori dalla nostra democrazia.